Ciao ragazzi, bentornati su Kirby e la Terra Perduta. Nello scorso episodio abbiamo iniziato Nullandia, facendo il deserto all'origine della vita e caccia nell'oasi. E adesso andremo nel centro commerciale Alivel Retro. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E partiamo! Vai! Ok. Va bene. Comunque, ho sbagliato pulsante, volevo mirare a sinistra. Comunque dicevo, ok, qua non c'è niente. Dicevo, nello scorso episodio abbiamo anche potenziato ben due abilità, ovvero l'abilità lama e l'abilità... spino. E l'abbiamo fatta evolvere nell'abilità, cioè nell'evoluzione finale. Allora, te vai via. Ok. Allora, te ciao ciao. Ok, dei fantasmi. Di qua cosa c'è? Nulla. E di qua? No, te non mi scappi. Allora, un secondo, qua sopra si può andare? No, ok. Non si è mai troppo sicuri. Allora, te addio, anche a voi due. E anche a te. Allora, qui non c'è nulla, perfetto, possiamo andare. Allora, qui non si può fare niente. Un triangolo. Ok. Allora, qua... nulla. Ah, nuovo coso? Assaggia tre tipi di gelato. Va bene. Ah, io pensavo che fosse una cosa nuova, vabbè. Allora, qua non c'è nulla. Sopra. No, non si può andare. E niente, proseguiamo andando qui. Ah, proprio così. Ok, qua non c'è nulla. Ok, un cerchio. Quindi alla fine l'episodio di oggi è usa le formine. Ah no, è proprio dentro il muro. Ok. Pensavo fosse fuori. Allora, te ciao ciao. Allora, cerchio, cerchio, cerchio. Ok, qua nulla. Oh, mamma mia. Allora, cerchiamo di... fare... allora, primo Waddle Dee salvato. E adesso... di qua... sempre zero. Non si sa mai, non si sa mai. Nei giochi Kirby, come avete visto e come vi ho fatto vedere,
Quindi sì, come avete visto, mamma mia, si può rimanere triggerati in un istante, perché dite, ah no, qua non c'è nulla, invece no, c'è qualcosa, e anche di molto importante. Te vai via, te vai via. Allora, è un rettangolo, quindi ho bisogno, è là sotto. Come faccio però a portarla sopra? Come faccio a portarla sopra? Col teletrasporto, ma è ovvio, perché tu ovviamente vai in un centro commerciale e trovi un teletrasporto. Mi piace. Allora, grazie. Cioè, poi quanto male mi ha fatto? Cioè, spero che quello non fosse il danno della cosa, della scatola. Ok. Forse avrei potuto utilizzare un po' di bevande e... Ok. Dicevo, forse avrei potuto usare un po' di bevande lanciandole. Così facendo mi sarei un po' curato. Ok, allora, devo andare di qua. Ma... No. Allora... A parte devo ancora trovare i due tipi di gelato. Ci sono ancora due gelati da trovare. E sono a metà del livello quasi. Mi dispiace. Perdonami. Mi scusi? Che vergogna, cioè... questa abilità no, è potentissima ora. Cioè... Mamma mia. Oh mamma, quanto ho da fare. Ok, mi serve un cerchio. Mi serve un cerchio. E anche l'abilità martello. Ah, però ho la combo fisica, ok. Ho ancora la combo fisica. Mi scusi, come faccio... Cioè, non si rompe? No. Ok, quindi non è quello. E come faccio con questi? Dovevo prendere la bellissima abilità. Allora. Ok, assaggio i tre tipi di gelato, fatto. Me ne mancano due. Mi scusi, io avrei da trovare altri tre Waddle Dee. E poi soprattutto ho bisogno di alcune forme. Cioè, ho sbagliato? Cioè, quella non era la cosa di uscita, mi scusi.
Ah no, non era d'uscita. Era una... ho visto male il colore. Ok, Oh, la prima volta che ho fatto una schivata. No. Allora, tagliamo corto, Bonkers. Allora, secondo Waddle D, molto bene. Allora, ok. Ah, a quest'ora avrei già finito. Martello preistorico. Non posso potenziarlo perché non ho abbastanza pietre. Ah, vabbè. Però mi manca l'anello. L'anello dove lo prendo? Ah, aspetta. Dall'altra parte della stanza, qui accanto, se mi ricordo, c'era un coso. Esatto. Era ovvio. Era ovvio che era lui, dai. Per l'amor del cielo. Oramai quella forma è ovunque. Cioè, la si vede anche nel mondo reale. Allora, me ne manca uno. So dov'è. Però mi mancano due missioni. Quindi dovrò rifare questo livello un bel po' di volte. Allora, qui. No. Mi serve qualcosa di più grande? Ok. Ah no. Serve solo una grande palla. No, devo andare di qua. E non devo sprecarne tanta perché sennò poi ho un problema. Ok. Entra in tutti i buchi usando cose. Ok, me ne manca una sola. Grazie. Mi scusi? Comunque è carino che vi segua con lo sguardo, mi piace. Allora, me ne manca una. E sta a vedere se sarà la più grande cavolata di tutte. Ho mancato di... Ti prego, dimmi che è di nuovo disponibile. Ah, sta a vedere un colpisci tutti i cosi con l'anello. Ci scommetto. No! Sconfiggi Bonkers con l'abilità lama. E io l'ho sconfitto con la martello. Vabbè. Ok, mega cavaliere selvaggio. Mega, no, spada mega. E coso, vabbè. Allora, vediamo queste quali sono. Esploratore e... Spino cristallo. Allora, torniamo un attimo indietro. Allora, 803. Mamma mia!
la velocità si riduce, ma la potenza viene quadruplicata. No, quasi raddoppia. Mamma mia, cioè, mi manca solo una pietra. Allora, potrei fare... No, ho detto lo faccio per il boss. Lo faccio per il boss. Ok, Coso non ha da parlarmi. Quindi vuol dire che per ora non ha mancato nulla. Quindi, niente. Vado qui e rifaccio il coso. Bonkers con l'abilità lama. Mamma mia, ci è voluto un attimo. Un attimo. È stato un... così. Cioè, mamma mia, l'abilità lama ora è potentissima. Fa un pozzo di danni. Ci mette, penso, un po' a caricare. L'unica cosa che devo dire è perché la lama sta lì ferma. Ci mette leggermente di più a caricare, ma il danno è devastante. Poi, soprattutto, se rimane fermo Bonkers a lanciare le sue noci di cocco, cioè, seriamente, wow. E io mi stavo chiedendo, ma da queste parti c'è qualcosa? Perché ancora il giro non l'avevo fatto più o meno nello scorso episodio, vero? Non l'avevo fatto. Morfo palloncino. Qual era morfo palloncino? Non me la ricordo. Devo fare il giro che non ho fatto. Sono proprio un genio. Perché nello scorso episodio non l'ho fatto. Allora, via del tesoro. Ok, montacarichi. Questa non l'abbiamo mai fatta, penso, il montacarichi. Ok, delle monete. E basta, solo una, due, tre nascoste, vabbè. Allora, Canyon, Chiar di Luna. Vai. Ok, va bene, va bene. Allora. Ok, beccati questo. Ah. Se riuscissi a trovare anche una sola pietra per far evolvere l'abilità coso, come si chiama? L'abilità martello, penso diventerebbe una potenza. Ovviamente io parlo di evolvere, grazie. Comunque, trivella doppia. Ok. Ok, tre poster da rimuovere. E... niente, devo rimuovere tre poster. O meglio, due poster. Sì. Ok. Quanto odio i livelli al buio. Perché io ancora poi non ho capito se questa lampadina ha la carica. Ok. Cioè, nel senso che dopo un po' si esaurisce. Ed è... grazie. Ok, di qua c'è una strada. Cambiamo idea. Ok. Mannaggia, non l'ho visto. No! Ok. Qua non c'è niente. Ok. Ah, qua c'è roba.
Allora, primo Waddle Dee trovato. Comunque il primo per il momento non lo manchiamo quasi mai. Dico quasi perché poi nessuno è perfetto. Allora, qua non c'è niente. Grazie. Proprio grazie, gioco, per farmi questo scherzetto. Ok. Abbiamo anche il secondo Waddle Dee. Ah, questi livelli li odio. Già ho rifatto così tante volte. Qua c'è qualcosa, non mi prendi in giro. Devo... Ok. Cioè, già ho dovuto rifare tantissime volte. Mi sembra 3 volte o 4. Il livello della casa degli orrori è mio dio. Avevo paura che la host non partisse. Dicevo, che cosa è successo? Vabbè. Allora, abilità. Lama, dai. No. No. Ciao. Forse dovrei andare KO. No, dai, meglio rifare il livello, no? Dai, cioè, tanto sono più rogne per me. Allora, comunque gli oggetti si possono prendere, nonostante la lama sia evoluta. Penso... Sì, ok, si può cadere da lì. Allora, vai. Ok, non ho perso nulla. Forse era un collezionabile, vabbè. Ok, abbiamo fatto tutto della prima missione. Ora però manca la seconda e la terza. Notare però che ora i colpi mi fanno sobbalzare, cioè mi fanno andare indietro. Allora, là sopra c'è qualcosa. Non dirmi che ha tempo. No, 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 no. Butta giù, butta giù, butta giù. E dai. Mamma mia. Ok, ora c'è il pericolo. Niente, abilità, sonno. Oh. Curiosità, queste cose sono naturali nel mondo Kirby. C'è sempre. Completa la stanza segreta senza cadere. Ok, dicevo, queste cose sono naturali nell'universo Kirby, ovvero dovete correre e c'è l'abilità sonno. Proprio, è tutto naturale. Allora, abbiamo fatto la parte extra. Ora dobbiamo fare l'ultima cosa da fare. Non sappiamo quale. Trovare l'ultimo Waddle Dee. Non so se verrà un bello screenshot. Proprio non lo so. Allora, ok, c'è un'altra zona. Di qua non c'è niente. Di qua non c'è niente. E niente, andiamo avanti. Ah, il volo, quanto lo disprezzo.
Ah, ho sbagliato lato. Dovevo andare a destra, sta a vedere. Io non so usare questo coso. Cioè, ma sotto c'è roba. No, non c'è nulla, un inganno. Quanto adoro i giochi Kirby. Ok, non dirmi che devo passare là in mezzo. Passiamo qua a destra invece. Ovviamente c'era l'ultimo. Non mi inganni, lì c'è roba. Non c'è quella che volevo, però... questo che è, scusa? Vabbè. Allora... ho un dubbio. Allora, intanto... trova il tesoro dai tre cactus. Ok. Pensavo, non è che forse devo fare questo e invece no. Comunque mi sono venuti carini, dai. Ok, a caso ho trovato il coso, molto molto bene. Allora, testa calda che abbiamo già. Pannello per fotoricordo. Chili. I Waddle Dee ti hanno aiutato ad aprire il cancello che ti impediva di proseguire. Accedi al livello e sfida il boss che difende il territorio. Era ovvio che qui o qua ci fosse un livello. Comunque... collezionista della Valle Insonnia. Ok, allora torniamo indietro. Ok, adesso è pronto. Molto bene, no, è dall'altra parte. Sì, questa. Qui è, questa. Questa è l'abilità martello. Allora, abilità trivella. O meglio, trivella doppia. Allora, aumenta la velocità anche se di poco. Aumenta di uno la... cioè, è il doppio più forte della trivella normale. Allora, 803. E di qua invece 803. Ok, quindi nel prossimo episodio faremo anche l'evoluzione delle due armi, che poi in realtà saranno tre, perché il boss ci dà sempre almeno una un'arma da evolvere. Chissà qual è. Io penso l'abilità sonno. Cioè, l'abilità sonno è ancora al primo stadio. Comunque, abbiamo finito. Abbiamo preso tutto, vero? Ripeto. Sì, ok, tutta la prima. Perfetto.
Quindi, ripeto, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Kirby e la Terra Perduta andremo ad affrontare il boss di Nullandia. E ovviamente, come sempre, faremo anche i livelli tesoro. Quindi, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, e al prossimo episodio. Ciao!